Innanzitutto do il benvenuto e buonasera a tutti. Io stasera certamente non faccio un discorso politico, in quanto non ho nemmeno le facoltà, in quanto sono da poco entrato in questo movimento. E innanzitutto voglio ringraziare i presenti e soprattutto un grazie di cuore ai candidati che sono già qui e anche quelli che verranno. Dicevo, non faccio un intervento, ma ringrazio tutti per la costituzione di questo movimento Sant'Antonio Abate. Io parlo solo in qualità di promotore dell'evento, nonché diciamo padrone del locale che ho messo a disposizione. E vorrei fare solo una riflessione personale, con umiltà. Diciamo, mi sono avvicinato a questo movimento perché, diciamo, non per il mio trascorso politico, credo che ognuno ha il suo trascorso politico, non ci neghiamo, non ci nascondiamo come lo struzzo della testa nella sabbia. Io faccio politica ormai trentennale, però politica, diciamo, di spirito, di sacrificio, diciamo solo per una fede. Quella fede è stata tradita in varie volte, in vari anni, e ultimamente, non a caso, proprio è scoppiato un dissanguamento totale tra i miei colleghi, amici. Io non sono stato mai eletto, però ho sempre portato, diciamo, come si suol dire, l'acqua al mulino, perché hanno sempre confuso con l'idea, con la fede, ma la fede si può anche portare nel cuore, come adesso la porto, che ho mandato tutti a quel paese, posso dire anche nome e cognome, non so se è il caso questa sera, forse no. Quindi non facciamo nome, perché io se parto voi non mi fermerete più. Quindi non volevo fare un discorso politico, ringrazio, come ho detto, i presenti. E diciamo, vorrei solo che a Sant'Antonio Abate lo tsunami di Grillo scoppiasse anche qua. Ci sono buone possibilità, che la gente sta in silenzio, però le vediamo, nelle facce della gente vediamo, guardandole in faccia, che ci hanno voglia di reagire. Io dico che questa è l'ultima spiaggia. Ragazzi, giovani, uomini che avete stato nel movimento da molto tempo, come esperienza ve lo dico, questa è l'ultima spiaggia democratica per fare una rivoluzione civile, democratica, non rivoluzione civile di Inglaterra, rivoluzione democratica di cittadini onesti, perché la prossima non ci sarà, la prossima scorrerà il sangue, perché siccome si stanno mettendo d'accordo tutti insieme, i poveri, i cittadini, 1 milione, 10 milioni di grillini andranno a Roma e faranno la rivoluzione veramente, e certamente ci sarò anch'io se succede, perché questi si metteranno d'accordo, sicuramente non molleranno le poltrone. E quindi, se vogliamo veramente dare una svolta, io parlo di Sant'Antonio Abate perché abito e vivo qui, a Sant'Antonio Abate come in Campania, Napoli e tutti i resti d'Italia, perché Grillo ha saputo interpretare, diceva un ragazzo, ho letto un link su Facebook, bravissimo, ha colto il segno della protesta di Grillo. Grillo, i padri di Grillo chi sono? Berlusconi, Bersani, Monti, Fini, Casini, sono loro i suoi padri. Grazie a loro che Grillo ha potuto mettere in atto questa rivoluzione. Grazie al malgoverno, alle ruberie, sì, senza che possiamo ad elencare anche le ultime recenti, diciamo, ladrocini verificati. Grazie a loro, grazie a questi che Grillo ha saputo portare avanti questo discorso, perché ha trovato terra infertile nella esasperazione della gente, nella motivazione, la gente ritornerà, quel 40% diventerà il 20% di non votante. Io credo che quella è la fetta da recuperare, perché i corrotti hanno sempre ancora l'orticello da quel naso, ancora la pacca sulla spalla, non ti preoccupare, ti sistemo io, sì, questi ci sistemano per le feste. Ragazzi, tutti combatti, dobbiamo votare, Movimento 5 Stelle, ma convinti, non che diciamo votiamo e poi ci nascondiamo all'ultimo momento nel seggio, ci facciamo come sempre l'amico dell'amico dell'amico dell'amico. Basta, se ne devono andare, come dice,
mandiamolo tutti a casa, tutti dobbiamo andarli a casa, perché uno che è rimane solo con quella malerba che spunta di nuovo, mettere fertilizzante, mettere inciuce, loro dobbiamo spazzarli via. Se facciamo questo tutti combatti, abbiamo l'unica possibilità democratica. Io ve lo dico con tutto il cuore. Quindi tutti i combatti, il 24, 25 di febbraio, votiamo Beppe Grillo, se lo merita, e tutti i giovani del suo movimento. Come è tutti i 5 Stelle Beppe Grillo? Ci siamo. Va bene, no? Grazie. Passo la parola a Giovanni Porto. Potevo dire una cosa, grazie. Buonasera a tutti. Io è un momento anche per incontrarci, perché magari con molti di voi ci siamo già conosciuti, ma con qualcun altro è la prima volta. Innanzitutto io volevo fare un applauso di ringraziamento e di incoraggiamento ai parlamentari. Io ho già eletti, perché il movimento è l'unica possibilità che avremo per ovviamente mandare a casa tutti quanti, e quindi ci sarà un boom. Grillo sta facendo già la lista dei ministri, e quindi il governo al 5 Stelle è già pronto. Voi purtroppo vi rimane l'incarico di essere il prolungamento, come lui ha detto, di noi cittadini, che vi daremo fastidio dall'esterno, vi daremo fastidio nel senso che vi faremo lavorare con 2.500 euro netti al mese, quindi poveri ragazzi dovrete trasferirvi a Roma con sacrifici in mani. Andare a Roma significa essere, perché la rivoluzione... Ciao, scusate. Buonasera. Quindi continuiamo con un applauso per... Dicevo, poveri loro dovranno con 2.500 euro al mese netti trasferirsi e fare il prolungamento. Io personalmente seguo Grillo dal 93, qui il movimento è nato da poco, è veramente insomma è nato in maniera frettolosa, anche in vista della tornata elettorale, per dare il senso e l'incoraggiamento a chi voleva il cambiamento. Quindi non abbiamo grossi numeri entusiasmanti, ma siamo quelli che insomma cercano di dare il senso della presenza, anche stando comunque, abbiamo coperto, diciamo, i seggi, e stando così. Seguo Grillo dal 93, da quando feci quelle due serate alla Rai 1 a novembre e a dicembre del 93, allora quando lui, dopo 7 anni di allontanamento dalla Rai, dopo la famosa barzelletta che raccontò insomma a Rai 1 sui socialisti, definì i socialisti come, non so se ve la ricordate, quella famosa barzelletta dove ci stava Martelli che chiedeva a Bettino Craxi: scusa Bettino, ma se siamo qui in Cina e sono tutti socialisti, ma a chi rubano? Questa cosa gli costò l'allontanamento per 7 anni. Infatti lui insomma, in quella serata che fece a novembre, la prima serata, dice: adesso io in 50 minuti vi devo raccontare quello che è successo negli ultimi 7 anni, e poi mi tocca raccontarvi quello che succederà nei prossimi 7 anni, in altri 50 minuti, perché me ne dovrò andare per altri 7 anni dopo quello che avrò detto. Quindi io sono sempre stato convinto del Movimento 5 Stelle, insomma, ma proprio come idea l'ho sempre immaginato, non come ha detto Casaleggio, ma quasi come il Messia, cioè una persona che veramente è fuori dal coro, è libero e dice le cose come le pensa, ed ha il coraggio di poter insomma, denunciare tutti gli abusi e le ruberie che ci sono state. Essere del Movimento 5 Stelle è una cosa scomoda. Questo è fuori dubbio, lo è ancora per poco però, perché purtroppo i numeri insomma, per il momento non ci stanno, i sondaggi ci abbiamo tutti quanti contro, le televisioni che sono controllate, e non è facile, è scomodo al comune come è scomodo in banca, è scomodo dappertutto dire di essere del Movimento 5 Stelle, però è qualcosa che ci permette di pensare ai nostri figli, ultimamente di meno, piano piano sempre di meno, e lo sarà decisamente poi, lo sarà decisamente dopo il 25, io dico aprile, perché non è il 25 di febbraio quello che avremo tra poco, sarà una liberazione totale da questa classe politica che ormai ha preso e ci ha
e ci ha bloccati, allora interessa soltanto che noi siamo fermi, vivi, che dobbiamo pagare giusto le tasse, che poi siamo lì, che sopravviviamo, allora non interessa. L'importante è che non facciamo molto casino quando decidiamo di ammazzarci o di darci fuoco in piazza Colonna. Quindi io penso che il popolo italiano deciderà in massa, ormai sono fuori, insomma è stata bypassata l'informazione televisiva e della carta stampata, avremo quindi sicuramente un riscontro elettorale fortissimo. E sono contento per voi che avrete la possibilità di in prima persona di diciamo partecipare al cambiamento, anche avendo quindi la responsabilità e l'onere di attaccare tutti quelli che ci hanno portato a questo fallimento totale. E noi avremo due strumenti, vi pongo di riflettere un attimo l'attenzione su due cose importantissime: il referendum propositivo senza quorum e l'obbligo di discutere le leggi di iniziativa popolare con voto palese. Quello sarà il fiato sul collo che voi avrete dalla cittadinanza, dal popolo italiano, perché voi avrete la possibilità di portare avanti il cambiamento, ma sarete controllati. La nostra sarà una democrazia vigilata, perché vi controlleremo da fuori. Senza il referendum, senza quorum, avremo quindi, se una cosa non la fate, la portiamo noi da fuori e ve la portiamo dentro e sarete obbligati a discuterla. Quindi questo credo che sia una rivoluzione, la cosa più importante che ci ha detto. Poi ovviamente nei vostri interventi ci darete anche il vostro punto di vista sulla questione. E niente, e poi la cosa poi importante per chi ancora fosse indeciso nel votare diciamo altro, io dico soltanto che in questi ultimi 20 anni si sono passati la borraccia, come ha detto Grillo, come Coppi e Bartali, così hanno fatto il PD e il PDL. E poi una cosa che mi piace testimoniare, che vi dà una maggiore carica a voi che andrete, che già state in Parlamento, è quella di una cosa insomma che mi ha molto colpito, che è un'intervista che ha rilasciato Scalfaro, l'ex Presidente della Repubblica, poche settimane prima di morire, il quale fu intervistato da Rodotà, costituzionalista, il quale gli disse, io l'ho imparata questa cosa perché mi ha colpito tantissimo, il quale dice: Presidente, cosa pensi della situazione attuale, dello stato politico, di quello che si è verificato, di quello che viviamo? Dice: oggi a guardare il Parlamento è una desolazione gravissima, anche perché noi siamo nati al tempo in cui il Parlamento è stato sempre il metro della democrazia. Se oggi si sostiene questo, e purtroppo si può sostenere, è segno che la democrazia è defunta malamente. Napoletano ha fatto una brutta morte. Dice: ma tu sei stato anche ministro dell'interno, ministero chiave. Dice: cosa hai da dire di questa esperienza? Dice: devo dire che a fare il ministro dell'interno, credendoci, si impara innanzitutto ad ascoltare gli altri, soprattutto quelli che sono più idonei a pensare che a parlare. Dice: e c'è una scarsità enorme di questa popolazione, specie in Parlamento. Quindi questo è il quadro di un Presidente della Repubblica che è stato membro della Costituente, ha scritto la Carta Costituzionale insieme ad altri insigni giuristi, il quale poi a un certo punto disse una cosa bellissima. Disse: ma a proposito, dice, ma tu sei stato accusato anche di, ancora a distanza di tanti anni, si parla del cosiddetto ribaltone, che era invece un modo, io lo dissi, tu lo sai, di rispettare profondamente la Carta Costituzionale. Dice: c'è un episodio che ho raccontato diverse volte, ma per me è storia vissuta e pagata. Dice: Presidente del Consiglio Berlusconi, poi non lo nomina più, questo pochi giorni prima della morte, credo che a quel punto abbia detto la verità. Dice: venne a consegnare la sua delega, dandomi la sensazione che si rendeva conto di aver terminato il suo compito.
Dice, quello che non ricordo, se nella stessa seduta o poco dopo, tornò e mi disse, Presidente, ti chiedo tre cose, lo scioglimento del Parlamento, crisi di governo e che questi passi li faccia io col mio governo, dal quale si era dimesso poco prima. Dice, io mi fermai un secondo, dice, perché la persona mi aveva colpito la prima volta che mi aveva parlato di una cosa come se fosse stata vera e vera non era. Dice, devo dire che per me negare la verità conosciuta vuol dire chiudere la possibilità di dialogo. Dice, mi fermai un secondo. Dice, ma lui mi incalzò e gli disse, dice, Presidente, ho chiesto tre cose, cosa mi rispondi? Ti rispondo tre no, perché su questa carta che ho prestato, su cui ho prestato giuramento, cioè, se facessi questo, farei dei passi in favore di una parte e contro un'altra. Ti rispondo tre no. Dice, non mi sarà più perdonato, ma non mi perdonerei mai se avessi risposto diversamente. Ringrazio Dio di avermi illuminato. E credo che questo sia, diciamo, uno spaccato, una testimonianza da parte di una persona quantomeno informata sul personaggio Silvio Berlusconi, che va ancora in televisione a, insomma, vendere l'impossibile con i soldi dell'italiano. Quindi avrei terminato il mio breve. Prego, la parola ai più titolati di me, sicuramente. Sono in casa, quindi vabbè, inizio io. Ho già iniziato a passare il Brenze, inizio che qua sta andando a male. Sono Ernesto Parisi e sono il candidato del Movimento 5 Stelle, diciamo di zona, se si può così definire, perché sono di Castellammare di Stabia. Ho 29 anni e sono laureato in economia. Berlusconi, tornando al discorso, ha detto che intorno a Beppe Grillo ci sono tante persone stupide, fondamentalmente tutti quelli che votano il Movimento 5 Stelle sono stupidi. Ecco, forse, ecco, queste sono le persone stupide che penso a Berlusconi, che stanno intorno a Beppe Grillo, persone che comunque hanno una certa conoscenza del mondo, persone laureate, persone che sono oneste. Quindi probabilmente sì, siamo stupidi, se così penso a Berlusconi, e magari sono stupidi anche tutti quelli che ci voteranno e tutti quelli che partecipano al Movimento 5 Stelle, se così la vogliamo definire, no? In modo cattivo. Io sono sicuro che in questa campagna elettorale, questa, diciamo, è la chiusura, almeno per me e anche forse per loro, perché forse è l'ultimo appuntamento che abbiamo. E loro sicuramente più di me, che sono stato anche malato, ne hanno fatte tante di, diciamo, di questi, hanno fatto tanti di questi incontri, tanti di questi incontri. E oggi io l'ho fatto, di questo è il terzo, quindi sto proprio anche stanco, quindi scusate se sbaglio. Parlate un po' dell'esperienza. Sì, però l'esperienza è stata meravigliosa, perché abbiamo potuto capire veramente che cosa è il Movimento 5 Stelle. Io già lo sapevo, però trasmetterlo agli altri, che è una cosa molto difficile, perché tutto quello che erano i partiti, tutto quello che sono i partiti, il Movimento 5 Stelle è esattamente tutto il contrario. Cioè, tutto quello che sapete dei partiti, dimenticatelo, perché il Movimento 5 Stelle è tutt'altro. Io posso dirvi solo una cosa, che sono rimasto molto colpito dalle persone, perché ho visto la voglia delle persone di partecipare, ho visto la voglia delle persone di impegnarsi, perché questo è quello che chiede il Movimento 5 Stelle, l'impegno, perché è finito il tempo della delega. Cioè, io voto, delego, poi in napoletano si direbbe bucchiagnite voi, non è così. Se non c'è l'impegno da parte dei cittadini a partecipare attivamente alla cosa pubblica, perché Repubblica è la cosa pubblica, se noi non riusciamo a trasmettere questo, il Movimento 5 Stelle ha già perso, perché possiamo avere tante buone intenzioni, possiamo essere le persone più oneste del mondo, ma se non c'è questo, non c'è la speranza di poter cambiare questa nazione, di cambiare anche l'Europa, perché deve essere la mentalità delle persone che deve cambiare. E se non cambia la mentalità delle persone e le persone non si attivano, a me è rimasto sempre impresso da quando, diciamo, abbiamo fatto la campagna per le regionali, che Beppe diceva sempre i cittadini con l'elmetto, i cittadini con l'elmetto. Questo deve essere, i cittadini con l'elmetto, i cittadini che si impegnano, partecipano, conoscono, si informano, propongono. Io sono andato all'Unione degli Avvocati
campani, quindi stavo veramente con una platea che conosceva bene la sua materia. E mi trovavo con altri candidati, tra cui l'ex sindaco di Portici, Enzo Cuomo, con cui ho avuto anche un battibecco piccolino, però ci stava, diciamo. Tra l'altro mio cugino. Tuo cugino? No, non lo so, vabbè, giusto che lo so. Però ho fatto outing, lì ho visto di come ognuno c'ha la lui fondamentalmente diceva: ma voi cosa proponete? Noi abbiamo le proposte, il nostro programma io l'ho espresso, gliel'ho spiegato, ma fondamentalmente la proposta fondamentale del Movimento 5 Stelle è la partecipazione. Perché io quello che ho detto agli avvocati, e una parte di loro lo ha capito, quando voi fate una richiesta, voi dovete pretendere che noi la portiamo avanti, cioè però dovete essere voi a chiedere, a proporre a noi, e non viceversa. Perché tutti i politici sanno sempre tutto di tutto. Ci avete mai fatto caso? Qualsiasi domanda vi rispondono. Io sono stato sincero, ho 29 anni e ho detto, io mi hanno dato 5 domande molto specifiche. Io ho detto, sinceramente posso rispondere a 2 di queste, ma sulla mia idea, perché io sono un commercialista, vi posso rispondere su questo che sono argomenti economici, ma sul resto io sono qui per ascoltare voi. E gli avvocati sono rimasti così. Alcuni hanno applaudito, hanno detto, ma io posso mai votare una persona in comune? Torre del Greco l'hanno fatta, però era l'ordine di tutta la campagna, l'unione regionale degli avvocati. Cioè, molti avvocati hanno applaudito, altri sono rimasti così, hanno detto, come? Noi dobbiamo proporre voi. Certo, perché voi siete gli esperti, voi sapete che cosa non va nella giustizia, cosa va, cosa non va. E quindi che tu sia un premio Nobel o che tu sia un meccanico devi partecipare, perché il premio Nobel darà con la sua conoscenza, ma magari il meccanico conosce cose che il premio Nobel non conosce, e questo è il grande cambiamento. Già fosse solo questo sarebbe una grande rivoluzione. Vabbè, questa è la mia introduzione che volevo fare, poi naturalmente ci sarà tempo per delle domande, però visto che ci sono anche altri candidati lascio anche la parola. Sì, certo, anzi, vabbè, poi se volete parlare voi. Ma come metterlo in pratica, diciamo? Come metterle in mano, rispondevo se lo parlo solo io. No, vabbè, almeno gli inizi. Sì. Come metterla in pratica, adesso? Effettivamente. Vorrebbero dei gruppi sul territorio, ovviamente, per poi colloquiare con gli eletti, tutte queste operazioni sulla rete, non so. Però più o meno, se arriviamo oggi è febbraio 2013, questo percorso è partito ormai dal 2005, quindi queste operazioni di cui tu dici non dobbiamo solamente guardare la proiettata in futuro, ma dobbiamo guardare già tutto quello che è successo e come stiamo operando per dire in Sicilia, a Parma, in Piemonte, al comune di Bologna e così via. E là effettivamente hanno preso il 21%, ci sono stati molti tanti cicli. Il 15%. Quindi sul territorio la ricompensa. No, aspetta, sempre un passo indietro, perché hanno avuto un buon risultato elettorale ad ottobre del 2012, ma per anni loro non sono stati nelle istituzioni, ma hanno creato appunto i gruppi come stanno nascendo a Sant'Antonio Abate, e non è per forza è fondamentale subito magari avere un consigliere comunale o cose del genere. L'importante è riuscire a iniziare a condividere un progetto, una cultura, un metodo, una filosofia del modo in cui si partecipa nuovamente alla vita pubblica, come la comunità si riappropria del proprio senso di comunità, visto che l'ha perso, e come insieme possiamo essere solidali per sviluppare solidarietà e progetti di intelligenza collettiva. Questa è una metodologia che bisogna, per comprenderla veramente fino in fondo, lavorarci, fare un'esperienza, è proprio un percorso anche molto esperienziale più che di parole. Quando uno la vive, la comprende, la interiorizza e poi la può esprimere in maniera forte all'esterno, e può anche trovare meccanismi
sempre più validi della connessione in rete con le persone che sono nelle istituzioni del Movimento 5 Stelle e tutto quanto il resto, perché fa territorio, rete, persone sul territorio insieme agli eletti nel Parlamento, nei consigli regionali, nei comuni, sono in una rete costante di scambio di informazioni, di proposte e controllo, ma anche vicendevolmente, perché vi faccio un esempio che forse non è mai successo nella storia politica di questo paese. Il comune di Parma, nel momento in cui sono stati eletti, avevamo detto quello che ha detto Ernesto: o stiamo tutti quanti insieme perché vogliamo cambiare Parma e quindi facciamo un discorso di interessi collettivi, oppure non andiamo da nessuna parte, anche se siamo i sindaci, gli assessori, la giunta, la maggioranza. Se non vogliamo cambiare tutti, non andiamo da nessuna parte. E dopo il grande entusiasmo iniziale, dopo un poco molti cittadini, sai, pensando che comunque c'era il movimento, quindi veramente onestà, pulizia, trasparenza, si erano un po' tranquillizzati, sai, come si dice anche a Napoli, un po' assettati, quindi deleghiamo, e le cose iniziavano a non funzionare, perché non è che 10 consiglieri possono avere tutte le idee per tutti i problemi. Certo, abbiamo un programma, ma noi per arrivare a fare il reddito cittadinanza vero, anche se sappiamo dove prendere i soldi, è un percorso che ci porta a quello, ci possono essere 1000 ostacoli in questo percorso, e questi 1000 ostacoli non saranno 100 parlamentari solo a risolverlo, ma sarà una cittadinanza in rete per risolvere gli ostacoli che ci porteranno lì. Noi saremo quelli che dovranno dire: c'è questo ostacolo, come vogliamo fare? Cerchiamo di aggirarlo, forse qui abbiamo sbagliato perché forse questa idea non era buonissima, mettiamola in rete, cerchiamo di comprendere l'intelligenza su un problema. Esatto, è questo. E Parma stava subendo questo problema, e quindi non i cittadini da parte dell'amministrazione, ma l'amministrazione da parte dei cittadini. Allora ho detto: fermiamoci tutti, perché così non funziona. Sono andati con facilitatori, mediatori, a fare town meeting in tutti i quartieri per raccogliere idee, far ripartire la partecipazione. Hanno raccolto idee di cui una novantina non erano buone, un centinaio erano delle buone idee e 3 o 4 erano delle idee eccezionali, e hanno iniziato a rilavorare in questo modo qua. E quindi la partecipazione è salita. Infatti lo tsunami di Beppe a Parma è stato uno tsunami, capito, un'onda veramente altissima, e con un sindaco e una difficoltà che avevano col debito, l'inceneritore, con tutti i problemi che ci sono, la partecipazione è stata veramente folle, essendo che la città comunque c'era. E questo è il senso proprio del progetto. Cioè, qui ci mettiamo un po' più di tempo, siamo un po' più lenti. Certo, ma chi va piano, sano e va lontano. C'è resistenza, voi dovete lavorarci un pochetto. Ci lavoreremo. Beh, ti dico un rischio, un altro rischio ti dico, perché tu mi stai dicendo: c'è più resistenza. Io questa a livello elettorale l'ho constatata, l'abbiamo constatata. No, abbiamo fatto a Napoli, sono stato a Napoli, regionale, abbiamo fatto c'era meno persone rispetto a Torino, rispetto a Milano. Sì, però quello è chiaramente uno tsunami, realmente uno tsunami. Siamo partiti, l'onda cresce. Cioè Torino ormai, il Milano sono arrivati quando praticamente anche il PD ha dichiarato, due settimane di Beppe, c'era solo la Sicilia, chiaramente. Cioè è stata solo quella regione, non era mai successo nella storia del movimento che ci fosse solo una regione che andava alle elezioni, perché ha saluto speciale, quindi era sfalsata. Abbiamo fatto, cioè, tutta Italia ha lavorato per la Sicilia. Beh, abbiamo fatto rosetta a nuoto, vabbè. Non è la Sicilia, lei l'ha spiegato perché l'ha fatto. Per dare un esempio, certo. Per dare un esempio, che quando uno si mette per fare le cose, può, ci riesce. Ci riesce. Ed è quello che ha detto. Io ho 64 anni, di 100 kg, ce l'ho fatta, davano mi aspettavano con la bara lì a Messina, invece ce l'ho fatta, e ho dimostrato che io, pur essendo 64 anni e con 100 kg di peso, ce l'ho fatta, ce la potete fare anche voi, fatto vincere un bel po' a cambiare e a liberare, a francarvi, certo, da questa schiavitù. Però ti dico su questo adesso, perché tu hai posto, hai detto una cosa che ora starà al limite, perché tu hai detto che qui c'è molta più resistenza ai nostri comuni piccoli, magari del sud e così via, ma nel momento in cui, come credo, lunedì si abbatterà un'onda finale su questo paese in modo incredibile, veramente come il 25 aprile, le prossime elezioni comunali, succederà una cosa, c'è un effetto bellissima, ma anche una cosa può essere gravissima. Sì. Quindi bisogna stare bene attento, perché ci troveremo addosso in tutti quanti comuni una quantità di persone che non voglio neanche dire
non voglio parlare né di malafede né di infiltrati, non me ne frega dei politici, me ne frega di tutte le persone che magari vogliono partecipare ma hanno ancora la visione totale della vecchia politica, del vecchio modo, della vecchia metodologia, che ci porterebbe a un inquinamento nel momento in cui non c'è sul territorio, non ci sono delle persone che hanno compreso almeno il progetto, e quindi più ci saranno questi nuclei di comprensione aperti alla partecipazione in un modo nuovo, nel modo nostro, altrimenti i comuni saranno anche presi dal Movimento 5 Stelle, diciamo così, quindi dalla cittadinanza, però ma in base di un modo che ci porterà poi a cadere. E quindi il fatto che a volte andiamo piano, abbiamo più resistenza, non è un problema, ma dobbiamo avere noi, in quei, anche se siamo due, se siamo tre, ma siamo sempre di più perché siamo una rete e dobbiamo condividere proprio il metodo e il modo, e dobbiamo proprio fare rete su questa problematica e su questa opportunità, però un'opportunità grande così a volte diventa anche problematica, che accadrà secondo me a maggio, giugno e ottobre prossimo. Quindi pronti? A maggio a Castellammare. A maggio a Castellammare, quindi Castellammare chiaramente mi sento più tranquillo perché ci abbiamo, capito, come se fosse, capito, vabbè, San Giorgio a Portici, cioè siamo, però siccome perché so che in tutta Italia, dal nord al sud si abbatterà le comunali, cioè, secondo me saranno, se quella la scorsa andata abbiamo preso sindaci a 5 stelle, questa volta ne 4 ne prenderemo molti molti di più, però va bene il progetto che sta andando avanti, però dobbiamo cercare tutti quanti di farlo andare nel modo giusto, perché se lo facciamo andare nel modo sbagliato sprechiamo lavoro e lavoro di anni. Questo è l'impegno che secondo me ancora di più dal primo punto, sai, di reddito di cittadinanza, e di far comprendere dal Parlamento, di tutti e 100 quanti saremo o se sarà il governo del paese, non lo so, come funziona il movimento. E perché da là si potrà diffondere a raggiera un esempio importantissimo. Se noi sbagliamo nel modo, da lì allora perdiamo, ma è il senso da tenere forte anche dal Parlamento, dando botta anche sui punti, ma senza quel senso lì rifiniamo di nuovo a male tutti quanti. Quindi teniamo botta proprio su questo. Roberto.